Non solo chiacchiere distintivo, sembra fare sul serio il Napoli di De Laurentiis, secondo Radio Kiss Kiss, infatti si starebbe valutando qualche azione legale per escludere già subito, a prescindere dall'esito del percorso del Napoli in Champions League, la Juventus dal prossimo Mondiale per Club, cioè fare ricorso, o vedere quali sono le strade giudiziarie da poter seguire per togliere alla Juventus i punti ranking accumulati nella scorsa stagione, tra girone disastroso in Champions League e passaggio per poi in Europa League con eliminazione in semifinale. Per partecipare al Mondiale per Club quadriennale eh, infatti si guarda al ranking quadriennale UEFA e quindi al percorso nelle competizioni UEFA. La Juventus in questo momento è seconda di due squadre ammesse per l'Italia eh, insieme all'Inter che è già aritmeticamente qualificata. Il secondo posto è conteso in realtà tra la Juventus Napoli che è più vicina eh, più vicino a poter superare la Juventus e Lazio molto più defilata che dovrebbe addirittura arrivare in finale e vincere la CEF. Champions per poter andare poi effettivamente al mondiale per club scavalcando la Juventus. De Laurentiis in un evento organizzato dal Financial Times aveva infatti detto la Juventus dovrebbe essere esclusa dal mondiale per club non perché non ha partecipato in questa stagione ma perché la stagione scorsa è inficiata dalla violazione dei paletti del fair play finanziario come determinato dalla UEFA, dalla, dalla camera di controllo indipendente della UEFA che ha inflitto la Juventus l'esclusione dalle competizioni UEFA per questa stagione 23-24 in particolare dalla Conference League. Ma la Juventus qualora si fosse qualificata anche alla Champions sarebbe stata esclusa ugualmente, non avrebbe comunque partecipato a nessuna competizione europea in questa stagione, in virtù del riconoscimento da parte della UEFA, appunto, eh, di irregolarità finanziarie che eh, si rifanno all'inchiesta all Prisma e quindi poi anche ai processi eh, FIGC eh, sportivi che hanno portato la Juventus a 10 punti di penalizzazione. Eh, e poi ad un, eh, ad un patteggiamento che sa di impunità per quanto riguarda le manovre stipendi. Punti del ranking che tolti alla Juventus decreterebbero che eh, naturalmente. È comunque già il Napoli al Mondiale per Club, a prescindere da come andrà nel ritorno col Barcellona ed eventualmente nei quarti e nel prosieguo, perché il Napoli sarebbe già davanti con la Juventus incapace in questa stagione ovviamente di accumulare altri punti, essendo appunto fuori dalle competizioni. Ora, non ci sono dei precedenti su questo, per quanto riguarda la revoca eh, anche dei titoli, quindi revoca della Champions e di conseguenza per lo stesso principio di diritto revoca anche di qualunque altro beneficio accumulato in virtù della partecipazione alle competizioni. Eh, non pare ci sia una casistica, non pare ci sia una giurisprudenza. Si era però parlato della revoca della Champions League al Manchester City con la Champions di cartone, eh, secondo i malpensanti e chi fa sarcasmo su questo, da assegnare poi all'Inter, cosa che in realtà non sarebbe comunque accaduta, perché eh, nel caso in cui il Manchester City, per le violazioni del fair play finanziario eh, di cui è accusato il club in sede, League, in sede Premier League, avrebbe ricevuto semplicemente eventualmente la revoca della Champions. Assegnazione ad altri, ma anche su questo non c'è certezza, sarebbe un caso davvero strano, un caso più unico che raro e comunque ricordiamo che il Manchester City è ancora sotto accusa. Il processo e una sentenza ci saranno prima dell'anno prossimo, di qui ad un anno, anzi, forse alla fine della stagione 24-25, cioè, proprio alla fine o in concomitanza con il mondiale per club, appunto. Allora è veramente impossibile dire in questo momento che cosa potrebbe succedere. Se è vero, comunque che il Napoli sta cercando di adire le vie legali per togliere alla Juventus dei punti ranking non possiamo dire in questo momento se ci riuscirà e quindi ci sarà un appiglio giuridico per farlo oppure no si tenderebbe a dire di no molto probabilmente non esiste nulla per arrivare a questo ma c'è un altro ragionamento da fare che è molto più pratico e pragmatico perché De Laurentiis non cerca di far concentrare l'allenatore lo staff e i giocatori sul battere il Barcellona e conquistare i punti ranking necessari per superare la Juventus e andare al mondiale per club sul campo, invece di distrarre tutti con delle azioni legali e con delle dichiarazioni che creano solo nervosismo, De Laurentiis queste stesse cose avrebbe potuto dirle e le azioni legali avrebbe potuto tentarle eventualmente dopo l'eliminazione eh, contro il Barcellona o comunque l'eliminazione del Napoli in Champions League, tale da non accumulare abbastanza punti ranking da scavalcare la Juve, non prima di tutto questo. Su questo dunque hanno ragione i tifosi della Juventus e in generale chi sta commentando questa vicenda perché De Laurentiis è stato quantomeno intempestivo, ma non c'è dubbio che è una vicenda interessante dal punto di vista sportivo e dal punto di vista giuridico da seguire se ci sarà eh, un seguito.